Futura Italia Team, buonasera e benvenuti. Prima diretta dell'anno, seconda settimana di test. Dopo Abu Dhabi i piloti si trasferiscono in Cina sul circuito di Shanghai, circuito che da tanto mancava all'interno del calendario. E allora ci tuffiamo nel vivo dell'azione con la qualifica che ora è a 9 minuti e mezzo dal termine, accanto a me in cabina di commento, per snocciolare i dati che raccoglieremo durante la gara di oggi, durante l'azione che vedremo oggi in pista qui in Cina. Jacopo Rocchita. E quindi, piloti in pista, occhi puntati su Niki, che è stato il vincitore della gara di settimana scorsa. Ad Abu Dhabi ha portato a casa un ottimo risultato insieme anche a Kaiser Massi, quindi occhi puntati anche su quello che sarà il Niki, che è certamente uno dei favoriti in questo momento. Jacopo, tu cosa, se non so se magari sei andato a sgocciolare un po' di dati o magari ti sei fatto un'idea di quello che insomma è stata questa prima parte di stagione? Ma, come dati, almeno su questa pista non me li sono fatti molti. Ho fatto qualche giro adesso un'oretta prima di entrare in live, giusto per anche prendere un po' di confidenza e capire un po' il tracciato. Durante la stagione in questo momento troviamo grande equilibrio, nel senso che in gara potremo vedere molti piloti molto vicini, la scia, il DRS, anche il gioco delle mappature permetterà a molti piloti di stare attaccati durante l'arco della gara. Sarà secondo me quest'anno, su questo gioco, fondamentale capire quando fermarsi è il momento giusto per avanzare le posizioni. Quasi quasi come se la qualifica sì contasse qualcosa, ma poi relativamente contasse molto molto meno, perché comunque in gara quasi tutti possono avere la possibilità di andare avanti, chissà anche di poter fare dei risultati straordinari. E quindi andiamo a vedere un po' l'azione in pista. Niki in questo momento è leader con il primo 31.004, una manciata, 91 millesimi di vantaggio nei confronti di Top Inchestra. C'è Tukumika un decimo, Dino Lux che arriva da PC, perché lo ricordiamo, per la prima volta nella sua storia quest'anno Formula Italia Team apre al crossplay, che già da due stagioni era stato implementato all'interno dei titoli di Formula 1, ma solo quest'anno sta mostrando, diciamo, almeno qualche segno di stabilità. Sì, questo potrebbe essere molto interessante, Luca, perché possiamo trovare qualche pilota nuovo. Sicuramente la diversità di piattaforma, diciamo, permetterà anche di mostrare qualche talento grezzo, qualche talento molto importante. Oh, scusami, le telecamere erano andate a catturare Niki, che si stava migliorando con un doppio record nel primo e nel secondo settore, ma ha perso il posteriore in uscita dalla chiocciola. Passano altre vetture, nessun danno per Niki, che si stava, ripeto, migliorando. 23.6 nel primo settore, 27.1 nel settore centrale, stava togliendo quasi mezzo secondo. Stava diventando già un tempo interessante. No, ritornando al discorso, per chiudere il discorso, interessante la new entry del crossplay per quanto riguarda i nostri campionati. Vedremo un po' come andrà a inficiare poi dopo nel resto della stagione, perché ovviamente i server saranno un po' più diversi, la stabilità un po' più diversa, ma per ora sembra andare tutto molto bene e i tempi comunque, Luca, sono molto vicini, a parte che lui ci ha mostrato che sta nel taschino, ma penso che anche molti altri piloti potrebbero comunque avere in questa qualifica, ricordando che poi dopo vedremo un po' in gara cosa succederà. Ma da come abbiamo visto un po' nelle nostre prove, un po' anche nella prima pre-season, i tempi tendono ad avvicinarsi l'un con l'altro e quindi formare dei trenini, un po' come succedeva l'anno scorso, solo che quest'anno in una maniera molto più, diciamo, forte, molto più pronunciata. Sì, anche perché c'è, diciamo, l'aiuto della modulazione dell'Hertz, quindi si può tentare di, cioè, oltre al DRS molto potente, si può tentare questa ulteriore arma, magari il pilota davanti si è spinto, ha meno Hertz a disposizione, da dietro si può cercare di ricongiungersi ulteriormente. Telecamere che ora sono andate a cercare l'alpino di Notux, che
come vedete anche dai loghi che vedete sulla tabella dei tempi, l'unico pilota che corre su una piattaforma differente dalla PlayStation è da vicino, ma torna ai box, quindi telecamere che ora vanno a cercare Hamis, dovrebbe rientrare anche lui, non è in un giro veloce, sta andando piano, infatti va dritto per andare anche lui ai box. C'è in pista Mornon che si sta lanciando con l'altra Ferrari, c'è anche Naspaz che però... lo vedo laggare un po' Naspaz, sì, un po' in difficoltà in questo momento. Vediamo proprio adesso, è partito Farah invece per il suo giro, in questo momento paga un secondo e 8 di ritardo dalla miglior prestazione di Niki 312T, quando mancano 4 minuti e 20 secondi al termine della sessione di qualifica va ad affrontare curva 1 Farah, scesa curva 2, qua bisogna mettere giù il gas, bisogna stare molto attenti alla fiducia perché sono vetture che hanno tantissimo grip, hanno tantissimo anteriore, ma insomma vanno gestite con cura, soprattutto quando c'è tanto angolo sterzo e un attimo che il posteriore si fa abbandonare. Soprattutto quando la gomma si va a usurare, mentre quando siamo in modalità qualifica, gomma completamente nuova e soprattutto gomma morbida, hanno un grip eccezionale sulla curva dove ti può permettere delle velocità clamorose, ma è il problema è poi andare a fare il consueto overdriving, no? Cercare di guidare sopra, ancora sopra di più la vettura, dove poi dopo quel grip però è talmente tanto che alla fine la macchina non riesce più a sopportarlo, quindi trovare il giusto confine non è facile, l'abbiamo visto anche con Nick che prima alla chiocciola ha sbagliato perdendo proprio il posteriore, quindi diciamo che ti permette tanto nel giro secco la vettura, però devi essere bravo a sfruttarla tutta e la difficoltà è proprio quello, sfruttare tutta la macchina in un singolo giro. Perso un po' la corda alla 7 Farah nel settore centrale, riesce però comunque a migliorarlo di pochissimo, mentre è in linea ma leggermente più lento nel primo settore dove era passato in 24-106, ora era passato in 24-124, va comunque a chiudere il giro Farah che chiude migliorandosi di 3 decimi, un primo 32 secondi 582 millesimi, era e resta in settima posizione in questo momento, mentre giro per Mornon se non sbaglio che va sul traguardo proprio a scavalcare Farah di 80 millesimi. Mornon che si mette quindi alle spalle del suo virtuale caposquadra di questa sera, Hamis, con le due Ferrari che quindi sono attualmente in sesta e in settima posizione in questo momento. Mentre attenzione perché i primi stanno cominciando a uscire dai box, il primissimo che uscirà sarà Top Inchester, che penso che sarà lui il primo a dare il riferimento un po' per tutti quanti. Topping che vuole rifarsi dalla stagione scorsa, adesso è alla penultima curva, quindi sta per iniziare questo giro. Attenzione perché sarà un giro molto molto interessante. E allora si lancia ora Topping Kestrel, che questa sera porta i colori di casa Williams. Parte adesso, riferimento nel primo settore è proprio il suo, in 23.722. Niki lì però aveva ulteriormente abbassato prima di quell'errore, era passato in 23.6 nel tentativo precedente. Tanto cordo, l'abbiamo visto la vettura saltare, non so se è qualcosa che ha potuto aiutare Topping Kestrel nel migliorare il suo tempo, lo scopriremo tra pochissimo perché sta per arrivare alla fotocellula del primo settore dove si migliora di 116 millesimi, 23.604, anzi 605 è il record, ma sappiamo e lo ribadiamo che Niki questo tempo può farlo, quindi ancora occhi puntati sui piloti davanti. Arriva nel settore centrale il più tecnico, sinistra, destra, poi ancora sinistra, doppia, un po' di sottosterzo, infatti hai visto che non è riuscito a prendere la corda qui, staccata sinistra per poi mettersi nella chiocciola, comunque in vantaggio di 2 decimi rispetto alla sua prestazione. Qui la corda la prende bene, riesce anche a prendere il giusto cordolo, 27.3 è il suo miglior personale nel settore centrale, ma è 8 millesimi rispetto al record assoluto che lì è proprio di Niki. E adesso l'importante per lui è non sbagliare la frenata dopo questo lungo rettilineo, perché è fondamentale, se riesce a beccare bene la corda potrebbe veramente fare un bel tempo. 1.31.004 il tempo da battere sicuramente, e ce lo aspettiamo con diversi piloti che andranno a battere il muro del minuto 31 secondi in questa ultima tornata. È buona l'ultima curva con Topping Kestrel che va sul traguardo in un primo 30 secondi 893 millesimi, scende sotto il muro dell'1.31, mentre vediamo Tukumic che però si ferma a 23.8 nel primo settore, sta arrivando, 23.7 Niki,
23.7 Niki, non eccezionale, decisamente peggio, un decimino peggio del suo tentativo precedente, quindi era un tempo che poteva fare, ma in questo tentativo decisivo non è riuscito a mettere insieme. Dukumic, settore centrale, 27.407, qui è lontano anche lui, un altro decimino nei confronti di Topping Kestrel, mentre si accende Rifuxi al settore centrale di Niki in 27.300, solo 19 millesimi però, più veloce del riferimento di Topping Kestrel, che quindi è e resta in vantaggio in questo ultimo settore. Vediamo se magari un assetto differente o anche una gestione dell'energia ibrida differente potrebbero aiutare Niki in questo ultimo settore, dove Topping Kestrel è passato in 39.9, mentre Niki in precedenza è passato in 39.8. L'ultima curva per Minuta, che stasera veste i panni della Red Bull, l'arco non riesce a prendere la corda e chiude però in 39.44, alla fine chiude dietro di mezzo decimo, tondo tondo. Occhio Udino, eh. Occhio Udino, che si stava migliorando di tanto, eh. 23.7 nel primo settore, a un decimo e 7 la Topping Kestrel nel primo settore, 27.3 nel settore centrale. Deve fare un super ultimo settore, vediamo se riesce a chiudere. C'è una vettura tartaruga, fermo all'ultima curva. Prima fila. Wow, prima fila, ha fatto un super ultimo settore, ma mi sento di dire che quei 17 millesimi possono essere decisamente frutto dell'ostacolo di tartaruga. Sì, sì. No, è anche da un errore che ha fatto l'uscita della penultima curva, che è finito completamente sul cordolo esterno, e quindi ovviamente col fondo che è andato a toccare il corpo non ha avuto in accelerazione come voleva. Però grande, grande prestazione di Odino, che riesce a piazzarsi in prima fila e escludere Niki dalla prima fila. Comunque tempi che non si sono andati troppo a migliorare rispetto a quanto ci aspettavamo. E ho avuto una sensazione, Luca, ma adesso vedremo in gara, dei setup completamente diversi, perché ad esempio Topping aveva un anteriore leggermente sottostressante, come se il posteriore fosse talmente tanto carico, comunque avesse tanto grip, no? Dalla parte dietro che spingeva davanti. Caso contrario invece di Niki, ogni volta che andava a curvare c'era sul posteriore che si alleggeriva ogni volta. Da sinistra verso destra c'era uno scarico di peso abbastanza evidente tra l'anteriore e il posteriore, quindi io credo che comunque un po' tutti stanno cercando ancora il limite con i setup, e quindi abbiamo delle variazioni molto molto interessanti di bilanciamento tra i vari concorrenti. Questa potrebbe essere una visione. Occhio anche, come dicevo in precedenza, alla diversa gestione dell'Hertz, perché per esempio prima Topping Kestrel lo abbiamo visto arrivare in fondo al lunghissimo rettilineo con il posteriore, con la luce posteriore lampeggiante, mentre Niki e Udino sono arrivati con la luce spenta in tonza, quindi non vorrei che anche lì ci fosse una gestione dell'Hertz differente. Comunque, classifica finale di questa sessione di qualifica, ricordiamo al 50% qui Gran Premio della Cina. C'è qualche problemino, forse stiamo ancora attendendo la classifica finale, che comunque vede Topping Kestrel davanti a Odino per 17 millesimi, 38, 39, 39 anche per Niki, 31.0 per Dukumic, che secondo me qualcosa ancora da dare poteva averlo nell'ultimo tentativo, quindi si poteva stare comunque vicini. Kaiser Massi viene da una gara positiva, come dicevamo settimana scorsa, in quel di Abu Dhabi, 31.2, proprio staccati gli altri, con Emis 31.9, si è migliorato Emis tra l'altro nell'ultimo tentativo scavalcando Tartaruga, altrettanto ha fatto Giuliano, che ha scavalcato Tex salendo a 33.8. Naspaz ancora in grande difficoltà, comunque credo che stia facendo, ovviamente lo si vede anche dalla classifica finale, delle prove decisamente diverse, visto che è girato con gomma media, se non erro. Sì, gomma media, però ho visto tanti problemi addirittura di lag, no? Quindi diciamo che credo che abbia qualcosina in più oltre che semplici test per Naspaz. Adesso, Luca, sarà interessante la gara, soprattutto perché comunque, valutando un po' anche quello che era successo, quello che ho potuto provare e capire un po' delle gomme su questa pista, fa un fatica a dare subito in temperatura, quindi il giro di formazione diventa quanto mai critico per portare la gomma a un'ottima temperatura, perché se no i primi 2-3 giri fanno veramente fatica, e ovviamente non immagino chi magari qualcuno decida di partire con gomma hard cosa può essere. Almeno questa è più o meno la sensazione. In qualifica con la gomma rossa a 70-75 gradi cominciava a rendere bene, ad esempio la media con quella temperatura faceva fatica al primo giro a andare a un buon ritmo, quindi immagino che anche per quanto riguarda la gara, partire con una gomma
di 75 gradi non sia ideale se hai parte con una gialla. A questo punto ti faccio una domanda: pensi che magari anche ci potrebbero essere delle scelte differenti a livello di pressioni? Magari dice, guarda, invece di uccidere la macchina e portare tanta temperatura nelle gomme nel giro di formazione nei primissimi giri per salire subito di temperatura, magari sacrificare un po' le pressioni per avere più temperatura, magari poi avere una guida un pelo meno agiata. Sì, diciamo che la pressione può essere molto determinante in questo tipo di condizioni. Ovviamente se tu vuoi partire con una gomma tra virgolette più sgonfia, sai benissimo che magari puoi portarla subito a temperatura, soprattutto nelle primissime fasi, ma poi dopo più la gomma va a calare, più tende a scivolare, più questa pressione che tu hai scelto bassa fa sì che poi la temperatura ti si innalza completamente e quindi vai addirittura a riscaldare un po' il pneumatico, farlo lavorare in maniera peggiore. Quindi l'equilibrio è sempre molto sottile, bisognerà capire un po' anche come si adatteranno i piloti, che tipo di scelta di gomma avranno, perché sarà fondamentale. Vedo che un po' tutti partono con la hard e tre medie e diciamo che adesso scaldare la hard sarà fondamentale, perché chi arriva con la hard ghiaccia avrà un bel problema, soprattutto nello stato di frizione, e non è un caso forse vedere già i piloti comunque avere un giro di condizione molto molto spinto e andare subito forte. E allora andremo a vedere, anche ci concentreremo magari soprattutto a vedere il passo gara magari di un gruppo che teoricamente non ci aspettiamo di vedere sfaldato, almeno guardando la qualifica ci aspettiamo che da Topping a Kaiser dovrebbero rimanere tutti in zona. Sì, però secondo me, Luca, attenzione a Nick, che è l'unico con gomma media e potrebbe dettare lui un po' lo strappo iniziale, soprattutto mettere in difficoltà chi magari non scalderà bene le gomme. Sto vedendo in questo momento Tobin che sta facendo un giro di ricognizione molto molto veloce e non penso che sarà... e non penso che sarà comunque una strategia una tanto, penso che comunque anche in campionato, a meno di situazioni strane, si tenderà ad andare molto più forte in qualifica, proprio perché sennò non porti a temperatura la gomma. Infatti guarda che Wilson che fanno, che fino all'anno scorso non era così impegnativo. Vero, tantissimo lo fanno tutti l'anno scorso. Sì, perché lo scorso anno, ricordiamo, si riusciva a trasferire tanta temperatura tramite il freno, quindi freno, cerchione, e si saliva con la temperatura della gomma. Quest'anno invece questo fenomeno quasi assente, quindi per cui i piloti sono chiamati a portare tantissima energia sulla gomma. E se tanto mi dà tanto, attenzione alla partenza, perché c'è stata una prova ovviamente che abbiamo fatto a telecamere spente per quanto riguarda un avvenimento dove chi era partito con la dura aveva fatto tanto spinning in partenza e aveva perso un sacco di tempo, quindi potrebbe succedere questo fenomeno, soprattutto con le temperature dove si fa fatica a portare subito la gomma a un livello accettabile. E allora, vetture che stanno arrivando in fondo alla linea di partenza, purtroppo notiamo ancora qualche problema di lag per Naspaz, che scatta comunque in fondo alla griglia di partenza dall'ultima casella. Bandiera verde che arriva in questo momento, e allora attendiamo solamente l'accensione dei semafori. Siamo. E allora si spengono le luci, partono le vetture davanti, attenzione a... Partite bene le gomme hard. Bene, sì, partite bene le hard, Niki prova a farsi vedere all'esterno, ma rimane incastrato nel traffico. Kaiser Massi, attenzione, io ero contatto! Abbiamo visto, eccolo, un contatto! Ed ecco la hard, ecco subito qua in difficoltà, perché Topping ha perso praticamente il posteriore, Nicky l'ha dovuto scartare, difficoltà subito all'inizio con la gomma hard a portarla in temperatura. Guarda che difficoltà la gomma hard a portarla in temperatura, ognuno sembra quello averlo scaldato meglio. Tante difficoltà, Nicky che ora ha strada libera, magari con la media posso cercare di cucire lo spacco creato da Nicky. Naspaz purtroppo ha abbandonato la sessione, credo la disconnessione, visti i problemi di lag. Infatti attenzione, Udino stava per perdere la vettura ancora. La gomma hard non è in temperatura in questo giro, infatti fa una fatica clamorosa. Nick è subito andato a riprendere e ha staccato pure Topping, quindi diciamo che questo primo giro la gomma hard fa fatica. Guarda Topping come sta perdendo tempo, perché sicuramente non ha portato bene in temperatura, ma anche tutti quelli dietro
Tukmic che sta in grande difficoltà anche lui, tra l'altro dovrebbe avere un'ala alla rotta, perché Tukmic, lo abbiamo visto in diretta dopo la partenza, perdere il posteriore e andarsi ad appoggiare contro la barriera di sinistra, un po' come era successo nella battaglia con Sutile. Nicky dentro nei confronti di Onino, si mette subito davanti, attenzione, dietro Emis girato, attenzione perché stanno passando tutte le altre vetture, scorre tutto il gruppo, riparte Emis. Primo giro decisamente caotico per essere un test. Odino. E non vuole far scappare Nicky, ma non c'ha molto grip. Ancora resta all'esterno. Nicky però fa valere sia la gomma sia la traiettoria. Sì, buon per topping di Odino comunque, che sono rimasti lì. Se Nicky fosse ad esempio partito in prima fila e fosse scappato il primo giro, non l'avrebbero preso con quella gomma. Odino tanto aggressivo sul posteriore della Red Bull. Vediamo se tra poco inizieranno ad andare in temperatura le gomme dure. Nicky nel frattempo guida la gara con Odino e topping subito dietro. Kaiser che ora ha da recuperare quasi 4 secondi, mentre dietro errore di Tex che va in fondo al gruppo, viene scavalcato da Emis. Odino credo che prenderà il DRS, ma veramente per poco, perché nel tratto centrale si vede ancora la differenza tra gomma media. Guarda che ha perso 2 decimi solo nella chiocciola, perché in accelerazione Nicky ha potuto mettere giù il gas molto prima. Però adesso con il DRS dovrebbe comunque seguirlo e quindi riesce a mitigare il problema, e sarà, diciamo, il fattore i primi due giri, perché il primo giro senza DRS, intanto Emis ha ancora girato la chiocciola. Emis già lo scorso anno aveva qualche problemino di guida, quest'anno secondo me le cose potrebbero rischiare di essere anche peggiori, insomma servirà molta pratica. Intanto 1.35.1 con questo giro che Nicky apre il passo gara, apre le ostilità, dovremmo esserci, insomma. Per adesso sì, per esserci, che c'è stato anche il duello nelle prime due curve che sono state pagliate, è un buon tempo quello di Nicky, fatto con questa gomma, ovviamente spinto perché sta cercando di andare via, e questa gomma hard non la vedo benissimo ancora, perché vedo che fanno tanta fatica in accelerazione dopo circa 3 giri di gara, è ancora abbastanza importante. C'è da dire che dietro per esempio per il Massa c'è la quarta posizione e c'è un bel gruppetto da Fara, Gilles, Giuliano, Tukmic, uno più ancora anche Tukmic è coinvolto all'inizio di partenza. Odino secondo me è un po' scarico perché perdere leggermente la vettura in destra, anche Nicky l'ha perso, anche Nicky nel doppio destra, ho la sensazione infatti siamo un po' al limite col setup. Infatti Nicky era andato oltre al secondo e niente, invece si è ritrovato sotto al secondo, e quindi adesso possono riprendere il DRS, ma diciamo che comunque adesso la gomma hard potrebbe tenere bene. La questione, Luca, è il fatto che comunque Nicky si può fermare prima di loro, e se la gomma hard tiene bene, per Nicky potrebbe crearsi un bel gap quando dovrà rientrare in box. Assolutamente sì, poi magari potrà far valere la differenza di gomma o di topping. Dipende dalla gomma quanti giri possono fare, ovviamente, perché comunque nella 50 il calo è molto più vistoso che in una 100, quindi le differenze tra un giro e l'altro diventano sempre più importanti. Intanto comunque dietro Luca, bella battaglia dal quinto posto in poi con Tartaruga, Farah, Gil, Tukumi, che tutti insieme uno in fila all'altro, è leggermente più staccato Giuliano in una posizione. Giuliano è comunque in una posizione senza errori, sta facendo la sua gara tranquilla. Emis davanti a Tex, dietro Mornon e a 2 secondi da Giuliano, attenzione, si sposta verso l'interno far per farsi vedere nei confronti di Tartaruga, va anche leggermente al bloccaggio, mentre davanti Kaiser non ha il passo dei primi tre. No, perde qualcosa soprattutto quando vanno sul DRS. Aspaz? No, Aspaz è... sì, deve esserci stato un errore di Aspaz. Ok, lag, ma insomma ha perso 2 posizioni, quindi credo ancora qualche problema. Credo invece che la gomma hard comincia veramente a essere buona rispetto alla media, perché comunque in questo giro Odino non ha fatto nessun problema, soprattutto alla parte centrale, a tenere il ritmo del pilota Red Bull. Però un pilota Red Bull che secondo me sul dritto comunque
o Odino sta gestendo, o comunque sembra che è molto molto veloce sul rettilineo il pilota Lenny. Staremo a vedere, comunque intanto dietro si aprono... Oh! Attenzione! Cosa ha perso Nick in posteriore all'ultima curva sul panettone giallo? Infatti Odino si è messo subito a caccia, non si è fatto pregare due volte. Copre tutto l'interno, cerca di rimanere agganciato al contro di Nick in curva 1. Sì, è una fase nella quale, una fase adesso nella quale Nick comunque conviene stare davanti o comunque conviene stare lì e deve aspettare la sosta. Dietro invece dal quinto posto comunque Tartaruga tiene dietro un bel gruppetto, anche qui ci sarà diciamo un bello spettacolo. Comunque i primi tre rispetto al resto della compagnia fanno un altro mestiere, un altro tipo di ritmo di passo. Nick davanti con Odino e Topping stanno credo rifilando, aspetta, secondo me 6-7 nei confronti di Kaiser Massi. Sì sì, Kaiser Massi che ricordiamo settimana scorsa ha chiuso a un secondo da Nicky alla Bugatti. Non vorrei che magari Kaiser Massi abbia qualche danno, perché in partenza è andato addosso alla, al pin di Odino in curva 1, quindi non so se magari può perdere perché magari manca un pezzettino di flap dalla parte sinistra della vettura. Io adesso non ho sotto occhio il monitor per eventuali danni. No, si è sganciato Topping di aver fatto un errore, è fuori dal secondo nei confronti di Nicky Odino Tux. No, manca l'energia, lo vedo lampeggiare. Tanto dietro sta... Vara con Gil. Gil alla fine si accoda, ultima curva difficile, Vara va lungo però esce lento anche Gil, allora provano ad approfittarne tutti che sta rimontando dopo l'errore in partenza. Alla fine non so se non ha avuto danni oppure sta continuando con danno, no, a danni, manca la paratia land plate sinistro dell'anteriore. Mentre Topping ha mollato, ma perché sta ricaricando secondo me la batteria, perché sul rettilineo l'ho visto lampeggiare tutto il rettilineo. Adesso il lampeggiamento non è più come una volta che lo vedevi solamente quando la batteria era scarica, adesso vai proprio in ricarica anche durante le staccate, quindi in quel caso lì invece lo vedo proprio in piena accelerazione rimanere con la luce dietro lampeggiante, quindi si sente che era in forte ricarica. Tanto di nuovo problemi per Naspaz, girato in curva 1, tanti problemi il pilota siciliano. Odino invece va secondo me all'attacco di... sì, attacco nei confronti di Nicky, era qualche giro che... l'ho detto, il metro di misura era quanto Odino perdeva in uscita dalla chiocciola. Nei primi 3-4 giri perdeva sistematicamente 2-3 decimi solo di accelerazione dalla chioccia, dopodiché ha smesso di perderli. Sì, diciamo che Nick ha avuto la possibilità in un giro che aveva oltre il secondo di vantaggio su Odino, ma poi dopo ha sbagliato e quindi adesso deve fare gara con lui. Odino comunque 35-0, è vero che ha avuto il DRS, ma gran tempo per il pilota d'Alpine che adesso imprimerà ritmo, soprattutto perché Topping, primo rivale diretto con la stessa gomma, sta retrocedendo con il distacco 2 secondi e 1. Vediamo un po' se ritroverà ritmo il pilota Williams dopo aver caricato un po' di ES la sua batteria, insomma. E questa è una cosa che avevamo notato anche in quelli a Budapest, cioè quanto poi in realtà il passo può essere erogato dal treno. Sì, il trenino, diciamo che la scia e il DRS fa una sorta di scudo come avviene nella gara di ciclismo, no? Quando magari tu stai in mezzo al gruppo e stai talmente bene perché sei riparato dal vento, no? E quindi puoi pedalare in maniera più leggera. Invece magari davanti quello che tira prende tutta l'aria e si fatica molto di più. La stessa cosa, questo concetto lo possiamo ritrovare tranquillamente all'interno del gioco e la situazione diventa la medesima. Magari il primo fa il passo, fa il ritmo, ma non può fare quella differenza perché dietro, tra virgolette, stanno meglio. Tanto il on-board abbiamo subito un vantaggio in distanza. Oh, attenzione! Gli si è girato davanti, è diventato fantasma, para! L'ha persa completamente, tu quindi che lo va a passare. Forse anche troppo sensibile il posting, anche un po' troppo.
può creare un problema. Un costo del genere, Gilles. Gilles va lungo, allora va all'incrocio Fara. Troppo, però. Mi sa che avrà ragione Gilles. Infatti, Fara resta dietro. Occhio perché, però, hanno perso leggermente il contatto nei confronti di Tartaruga e tutto. E non ha DRS adesso, Gilles. Quindi si espone all'attacco di Fara. Che si rifà sul posto. Vediamo se andrà a ricucire ancora Gilles lungo. Che problema per Gilles. E anche lui uno dei piloti che è partito con gomma media. Sì, gomma media che adesso un pochettino comincia a soffrire. Per via dell'usura ci sta, perché siamo all'ottavo giro. Io penso addirittura, Luca, che addirittura ho una sensazione che tra due giri possono già rientrare i box per puntare l'hard. Sì, ci siamo quasi. Odino ha perso il posteriore in accelerazione dalla doppia curva a sinistra, che diventa fondamentale ogni volta. Abbiamo visto tanti errori in quel punto. E occhio perché si sta riavvicinando Topping. Da 2 secondi è passato a 1 secondo e 3. Una distanza accorciata di quasi 1 secondo rispetto al duo davanti. Quindi che si sta dietro. Tra l'altro la risposta è che la batteria di lui è quasi completamente carica. Sì, si fa vedere in questo momento Niki, che probabilmente tanto sa che non può scappare, quindi sta aspettando solo il momento in cui momento per rientrare dietro. Allora Tugumic su Tartaruga, quindi sale in quinta posizione, e di nuovo l'attacco di Gilles nei confronti di Fara. Di nuovo lungo Gilles, di nuovo tenta l'incrocio Fara come il giro precedente. Stavolta Gilles rimane davanti. Vediamo, errore Gilles, troppo all'interno. Va sul salsicciotto. E allora Fara torna di nuovo davanti, mentre dietro arriva la sagoma della Ferrari di Mornon. Poco più dietro anche l'Alpine di Pierre Giuliano. Davanti vedo anche Tartaruga che sta cercando di riprendersi la posizione dei confronti di Tupuli, che però resta davanti. Ok che Tupulic ha un danno, forse in Tartaruga proverà a tenere il passo di Tupulic, che magari sicuramente dovrebbe avere qualcosa. Errore di Fara, si è rischiato di girarsi. Stavolta Gilles passa e mette anche un discreto cuscinetto di sicurezza per un secondo e mezzo. Sì, diciamo che ci sono tanti errori dovuti soprattutto al fatto che dietro il grip si sta cominciando a perdere, sia per gomma hard ma soprattutto per chi ha gomma media. E la cosa che... quasi Udino si stava girando la chiocciola ancora. Sta prendendo tanti rischi il pilota alpine nel tentativo di far voltare di più la macchina, ma siamo in una fase nella quale le gomme cominciano a essere stanche. Vediamo se Niki tenta l'attacco. Si tenta l'attacco. Udino si è anche andato a difendere. Attenzione a Niki, va all'interno e alla fine Udino lascia la posizione a Niki. Sì, occhio perché così facendo sta per rientrare anche Topping, che però non riesce a ricaricare bene la batteria, perché lo vedo lampeggiare di continuo sul rettilineo. Ancora i due appaiati. Ora la battaglia per Niki e Udino che resta di nuovo dietro. Non si devono disturbare troppo, perché come stavi dicendo tu, non è questo che quello che conta in questo momento. Però Topping è lontano, sta facendo difficoltà a rientrare, converrebbe quasi collaborare con Udino. Sì, fare la fuga 2, darsi un po' di cambi per staccare Topping, che in questo momento sta cercando in tutti i modi di riprendere DRS, che per lui sarebbe respiro puro. Mentre dietro Luca, a parte Tartaruga che tiene su, come che stavo osservando un po' la guida anche di Kaiser Maxi, che è da solo. Però sto vedendo molto sotto stesso a fare il pilota McLaren. La mia idea è che penso che anche lui abbia un danno abbastanza importante all'ala, perché veramente vedo la macchina ogni volta che quando gira avere un sotto stesso a 100 curve allucinante. Sì, tanto, forse anche per quello che sta perdendo molto contatto, perché in qualifica non era così lontano. Mi fa un po' specie che lui paga così tanto in gara rispetto alla qualifica. Forse ha fatto anche un errore. Ha fatto il tirone Niki prima di entrare in box. Scelta interessante, però vediamo dove va a infilarsi, perché secondo me potrebbe finire nel traffico.
E la gomma hard sicuramente i primi due giri farà fatica ad accendersi. Probabilmente in zona con Farah. Sì. Arrivano adesso Farah e Mono, riesce a aprire l'avanti, loro però sono una gomma calda. Però adesso Nicky deve fare le prime curve veramente delicate, soprattutto le prime tre, queste che vi arrivano subito. In proprio in tutti i punti deve stare molto tranquillo, perché è un attimo rovinare tutto. Qua leggermente lungo. Sì, la fortuna è che è completamente da solo, quindi addirittura potrebbe prendere il DRS visibile, secondo me, al termine del T2. Salutiamo Riccardo Pizzini dalla chat, buonasera. Tutti i ragazzi che ci stanno seguendo, riparte la stagione. Ovviamente, come sempre, riparte con la Precision guida al circuito di Shanghai. E Nicky c'ha il DRS, quindi è ottimo per lui per questo primo giro, perché col DRS guadagni un'infinità rispetto a chi non ce l'ha. Esce anche vicino nei confronti di Gilbert, può andare subito all'attacco senza perdere troppo tempo. Odino 36,2 da solo, 36,6 per Topping. Quindi mezzo secondo di differenza. E ricordiamo che Odino aveva fatto il record di 35,0, quindi anche per chi ha Gomard è saliti tanto i tempi. 36,8 per Casermassi. Adesso che stiamo vedendo un po' i piloti da soli si possono vedere anche un po' i passi gare. Rientra Gil. Altro pilota con le compagnie che va ai box. E adesso Luca sarà molto interessante vedere un po' i passi, perché sono un po' tutti staccati fra di loro, e soprattutto Nick e gomma nuova, vedremo un po' che differenza potrebbe esserci. Se ha portato a temperatura, oserei dire che sono circa un secondo e mezzo, secondo me, rispetto tra gomma nuova e gomma usata. Gialla, no, è Naspa che sta dando strada. Sì. Topping sta perdendo tanto, è ora 3-2 da Unilo. Sì, che sta spingendo giustamente per incrementare il gap. Odino sta facendo veramente un'ottima gara, Luca, molto molto bene il pilota alpino. E anche Kaiser Massi comunque sta avendo un buon ritmo, sembra aver trovato un po' di assestamento dopo il giro in difficoltà. Adesso che sta completamente da solo, si trova sempre alla stessa distanza di Topping, che tra i tre è quello che si è messo più in difficoltà. Procedendo tanto a rilento Naspaz, non ci sono dei problemi. No, batte 36,3 per Odino, 37,2 per Topping. 4 decimi al giro sta guadagnando Topping. Ora siamo andando più basso. È un secondo Odino più veloce di tutti quelli al giro. Sì. Però guarda Nicky, 34,9, stiamo parlando di un secondo e mezzo. Secondo e mezzo, in teoria adesso sarebbe già davanti. Sì, un secondo e mezzo a Odino, che però ha guadagnato un secondo rispetto a tutto il resto. Mamma mia. Il problema per Nick è che adesso di davanti si trova due piloti, soprattutto uno che ha il DRS, che è Tartaruga, che ha attaccato a Tukumik. E deve cercare di liberarsi la fretta del pilota della Sauber, ma non sarà facilissimo, perché se c'ha il DRS anche Tartaruga potrebbe essere un bel problema per Nicky. Differenza di gomma è elevata, e questo è appunto a favore del pilota della Red Bull, che è già arrivato sotto. A differenza di passo è clamorosa tra gomma nuova e gomma usata, però vediamo un po'. In questo giro sembra che Topping Kestrel, almeno guardando il distacco da Odinus, sta reggendo un po' di più il passo rispetto al giro precedente. Vediamo quanto chiude questo giro Odinus. Mentre avanti Nicky va a scavalcare anche Tartaruga, e ora subito alle spalle costante Odinus è costante, 36,3. Ci aspettiamo dalla gomma hard. Mentre Nick, vediamo un po', perché ha fatto 36,3 Nick con tanti DRS, 34,6
guadagno un secondo e mezzo giro. Andando avanti così prendo un bel margine. Poi bisogna capire se col DRS ha perso un po' di tempo, perché poi si è trovato un Mick davanti, però un bel DRS. Sì, sì, e soprattutto bisogna capire poi dopo se la gomma media avrà l'opportunità di recuperare quel gap, perché comunque in questo momento ha 15 secondi di ritardo da Dinodux. E per esempio Kaiser Massi si è fermato, ha montato adesso gomma media, ma aveva sì 10 secondi di ritardo da Dinodux, ma guarda la differenza rispetto a Nicky, siamo quasi in metà pista. Non so se magari i piloti con gomma hard davanti stanno valutando di fare 10 giri con la media a fine gara. Sì, si potrebbe fare. Secondo me si potrebbe fare. Il problema è che poi dopo devi vedere se la gomma media ha il gap necessario per prendere e passare chi ha la gomma hard, perché comunque i tempi di Udino sono costantissimi, eh. Da quando si è liberato, diciamo, della battaglia, ha cominciato a girare da solo, ha fatto 6-2, 6-2, 6-3. Quindi è una gomma che si molla, ma non molla tantissimo. Direi di no. Guarda, guarda, adesso altro giro, Luca 6-2. È una gomma super costante. È topping ai box. E potrebbe essere buono. Ha spezzato quasi la gara in due, praticamente. Guarda che potrebbe essere buono se vuol tentare di riprendere il 34-6 ancora di Nicky, stavolta da solo, eh. Vediamo la sensazione è che Nicky teoricamente dovrebbe mantenere questi tempi costanti. Sì, e la sensazione tra l'altro è che non so quanto convenga in questo gioco partire con la gomma hard rispetto a quello che si faceva l'anno scorso, Cioè, è un altro parametro curioso, insomma, che di questo Hopping nuovo aveva, modo di gestire la gomma. Hopping aveva 2 secondi di ritardo da Nicky, no? Quando Nicky ha fatto il tirone. Adesso siamo a 12. Perso 10 secondi. È interessante. È interessante questa situazione qua. Spazio. In grande difficoltà, un po' lungo. Ora sbagliato, andato un po' al bloccaggio con l'antenna sinistra. Nicky. 14 secondi e mezzo tra Odino, Tux e Nicky. Sì, occhio a Topping perché sta facendo un giro fortissimo. Secondo me obbliga Udino a fermarsi a questo giro, eh. Se no se lo porta con sé. Vai box. Ui. E vediamo un po', soprattutto per capire il ritmo. Nicky fa 35-2, quindi diciamo l'errore un po' gli è costato. Odino Dux rientra e attenzione perché Topping non è lontanissimo, anche se dovrebbe mantenere tranquillamente la posizione. Vediamo se compare la sagoma dell'avventura di Odino. Esce discretamente davanti. Sì. È avanti di 3 secondi e mezzo. Sì, non ha perso tanto, anzi. 34-0, Se ha ancora degli strascichi dell'incidente al via potrebbe non essere il riferimento. Attendiamo a questo punto Topping e Odino. 1-2 però comunque è tanto, nell'ultimo passaggio di differenza. Cioè da Odino, Tux e Topping mi aspetterei un attacco almeno in 33 medio. Sì. Però poi dopo bisogna capire il calo a quel punto, come bisogna capire adesso se Nicky ha il primo step di calo con l'hard, perché comunque Luca, leggendo i tempi un po' dei piloti, c'è il calo sia con la mescola hard che con la mescola media. Ovviamente la mescola hard ha un calo molto più dolce. Andiamo ora a 7 secondi e 2, quelli che separano Nicky da Odino Tux. Sì, vediamo questo giro di Nicky che si attesta sul 34,9, che è ottimo, Adesso è una gara di gestione passo,
dovuta alle strategie, quindi è molto molto interessante. Topping da solo, primo giro ha fatto 34 e 1, mentre fa non supera, intanto si ferma anche Mara, doveva fare la sosta. Sì, 34 e 1, se vuoi fare una rimonta su Nikita con Mark è troppo poco. Tanto Tartaruga, errore Tartaruga, l'ultima curva ha rischiato di finire come Giovinazzi nel 2017, il famoso cordolo esterno malandrino. Eh sì, come direbbe Achille Lauro, malandrino. Intanto Kaiser Massi ha passato, no, tu come che sei avvicinato a Kaiser Massi? Ui, top 3 secondi all'uscita della 8. Sì, si aggiunge a Giuliano Emis, che sono altri 2 minuti che hanno ricevuto 3 secondi dalla direzione gara. Intanto giro numero 17 di 28, siamo a 11 dal termine. Sì, 11 dal termine con Odino che sta facendo un tempone, eh? Perché se non sbaglio era 7-3. Se Niki non ha alzato i tempi, credo che sia un 33 pronosticato, eh? 5-7, ha guadagnato quasi un secondo e mezzo. 35-1 per 33-4, eh? Questo sì con super giro. Se non erro, topping 33-8. Bisogna capire per quanti giri possono fare quei tempi. Allora, se salgono e poi rimangono costanti, ancora rischio di Odino forse. Un po' di overdriving, eh. Perché se comunque Vai. Perché comunque il gap che si è creato comunque è grosso. Cioè non è un gap piccolo. Devi cercare di ricucirlo prima di arrivare, secondo me, alla fase di stallo delle due gomme, no? Che te la puoi un po' giocare, altrimenti non lo chiudi più quel buco là. Però secondo me Niki nella prima fase di gara, dopo il terzo giro, aveva calato vistosamente con la media, poi dopo era rimasto in scia ma non aveva più quello spunto prestazionale. Non vorrei che potrebbe succedere la stessa cosa per chi ha indossato gomma media, eh. Vediamo se magari questo trend sarà si ripeterà anche nella parte finale di gara con le vetture più leggere. Scende di nuovo il vantaggio di Niki a 4 secondi e 7, mentre c'è più una bandiera gialla. Fara, credo, perché viene superato ora da Giuliano che lo attacca in curva 5. Fara però resiste. Fara che è uno degli ultimi ad aver montato gomma media. 35-1 per 34-2, già è solamente 9 decimi. Allora, se questo gap scende ancora e rimane costante, magari scende anche verso i 3-4 decimi, è al limite, oddio, per rientrare. Sì, molto molto al limite, dipende molto dalla prestazione di Nick, che sembra stabilizzarsi comunque, nel senso che adesso si è attestato tra il 34 alto e 35 basso. Se la gomma fa come ha fatto al pilota Renault, credo che saranno più o meno quelli i tempi che potrebbe fare. Per esempio già topping rischia di rimanere un po' dov'è. Lo stesso Kaiser Massi sta facendo molta fatica adesso con la gomma media e viene pressato da vicino a Tukumic. Mentre Gilla, approfittando di questa situazione di valzer del pit stop, cambiando la gomma come ha fatto Nick, comunque si trova in una buona sesta posizione da solo con 3 secondi e mezzo di una tragedia di 71. Ancora guadagnando qualcosa guadagna tanto nella seconda metà di giro. Sì, credo abbia guadagnato altri 7-8 decimi, se non erro. Adesso vediamo, perché Niki fa 34-8, che è un ottimo andare. 34-0 comunque anche di Odino Dux, che decimi. Comunque ancora rimane su quel gap lì. 8 giri alla fine, 3 secondi e 7. Tukumic alla fine è arrivato su Kaiser Massi. Tukumic che tra l'altro non ha cambiato l'anteriore,
quindi è restato con la lateriore danneggiata leggermente sull'end plate sinistro. Io penso che ce l'abbia pure Kaiser Massi, non so, ho questa sensazione, o c'è un setup estremamente sottosterzante, però io vedo che quando va a sterzare sul volante nell'onboard camera è da tantissimo angolo volante verso anche il posteriore. Adesso occhio, perché tu comunque può andare all'attacco, non lo fa. Comunque da questi giri sta delineando un Nicky che, per quanto riguarda il 50, sembra il favorito. Dino Tux che in questo momento sembra un grande outsider. Topping che è lì ma manca qualcosina. Sì, Tukwik anche era lì, però insomma è un po' meno valutabile oggi. Anche Kaiser Massi era lì e fa strano questi distacchi almeno di loro. 35-1 per Nicky, Luca, mentre Odino fa 34-3, sono ancora 8 decimi. Sì, a questo ritmo può arrivare. Sì, la costante degli ultimi 3 giri, questi 8 decimi di gap in favore di Odino nei confronti del leader, in questo momento è Nicky. Siamo giro numero 21 di 28, 8 al termine, poco meno di 8. Mentre per esempio Luca Topping ha fatto 34,6, 34,6, 34,8, quindi già per esempio Topping è ai stessi tempi di Nicky. L'unico che sta facendo la differenza con la gomma media è Odino. Vero. In questo giro non sta guadagnando granché su Nicky, Penso pure che Nicky sta ricominciando un po' a spingere, perché ha fatto un bel settore centrale pilota Red Bull. E Odino non ha guadagnato granché questo giro, Cerca di prendere tutta la scia, anche se a due anche secondi e mezzo, lontano. Giustamente. Ogni refolo di flusso va bene. Va benissimo. Guarda che c'è stata la risposta del pilota Red Bull, Ha guadagnato un po' meno, forse 4 decimi. Ah, 35,2 e 34,8. Diciamo che c'è stato più un calo della gomma media. Sì. Vediamo se questo trend si conferma. Mentre dietro per la quarta posizione ancora battaglia con Tukumic, che però aspetta. È un po' indecifrabile comunque il passo di Kaiser Massi, perché in questo giro ha fatto 35,0, che non è lontanissimo. È un po' altalenato il pilota McLaren, è allo stesso tempo di Topping Kestrel e ha un paio di decimi da Odino. Tukumic è intanto messo alle spalle di Kaiser Massi, credo la sensazione che magari proverà un attacco giusto nel finale, sapendo. Sì. Non fare altro. Mentre ottima gara di Gil dietro comunque, con la stessa strategia di Nicky. 18 secondi da qua, però dai, sì. Insomma, non chiedevamo molto comunque alle spalle a Tartaruga, Mornon, Farah, intanto ancora bandiera già da terzo settore. Odino si è riavvicinato molto, pressione che ha toccato qualcosa sulla batteria, perché tirato giù di colpo. Infatti un po' lampeggiante adesso. Ne hai parlato di batteria, è arrivata l'inquadratura dal posteriore e infatti non c'è lampeggia. Ma si è alzato anche il tempo di Nicky, perché ha fatto 35,7 contro il 35,1 di Odino. Mezzo secondo, cioè, comunque sta confermando il trend. Ha fatto sì. Due strapponi, poi si è fermato a un 8 decimi circa per 4-5 giri, ora è a mezzo secondo, 4 decimi. A meno che non si sta giocando Tukumic anche altri 3, no scusami, 3 secondi per Tukumic mi sembra. E non 6, stavo dicendo una... Sì, 3 secondi confermo.
A meno che Luca non sta giocando con la batteria, Niki. Perché comunque puoi gestire il gap solo a livello energetico. Infatti adesso, nella parte infatti rimangono, forse Niki potrebbe avere un secondo lontano il DRS di Tex che è vicino. È troppo lontano, però non riesce a entrare in detection zone. Nella chiocciola comunque Odino guadagna tantissimo, sì. Si continua a confermare questo trend che nell'ultima parte di giro guadagna molto. Ho una sensazione che tra i due comunque anche il pilota della Alpine sia più scarico, eh. Tanto si fa da parte Tex. Dovrebbe aver raccontato altri 4,5 secondo. Ma il passo di Odino è fenomenale con questa gomma media. 34,9 ancora e tanta roba adesso, Wow. Diamolo on board. Odino fisica la batteria quasi completamente scarica. Michael Botto, buonasera. C'è anche Robensky. Buonasera, buonasera a tutti. Dietro tutti, Mick. E tu comunque va all'attacco di Casermassi, decide di rompere un po' gli indugi. Tartaruga con Gil. Scambio di posizione. Iniziato a mancare un po' posteriore a un qua, c'è la 7-8. È un tratto dove hanno sbagliato in tanti, quel tratto lì. La doppia sinistra non è un tratto facile quest'anno nel gioco. Ancora cerca di copiare ogni singola. Sì, anche se però non ha guadagnato tanto questo giro qua, comincia a pattinare, hanno girato pari. Infatti la sensazione, Luca, intanto che Casermassi li passa tutti sul rettilineo, la sensazione, Luca, quello che mi dà vedendo dall'esterno è che Odino sia veloce in percorrenza e quindi la gomma tiene in percorrenza, ma se si parla di accelerazioni da dritto, la macchina tende a fare spinning col più esteriore. Sta guadagnando ora lì, Sì, però sono molto al limite entrambi, Perché comunque Niki sono 14 giri con quella gomma e Odino sono 9 giri con l'altra gomma. Più o meno sono lì mentre le telecamere vanno a indugiare Kaiser, Massi e Tukumik. È fortissimo Dino nella chiocciola comunque. Infatti no, non con lei. Vediamo veramente questi ultimi giri sono molto interessanti. 1 e 2. Qua ha rigirato un po' più forte Odino. 35-2, gli ha strappato 2 decimi. Arriveranno molto vicini, Si vede che adesso insomma le due gomme stanno un po' pareggiando. Sì. Però la sensazione... Sì, che adesso si stanno scambiando giro dopo giro di posizione, mentre credo che ci sia stato un errore di Gil perché ha perso di botto un sacco di tempo su Tartaruga. Sì, la bandiera gialla di prima. E guarda la risposta di Niki adesso. 1-4, 1-3, sta cercando in tutti i modi, anche perché se non gli dà DRS per Odino Dux è difficilissimo comunque anche un minimo tentativo di sorpasso.
come stanno a perdere posteriore entrambi. Voilà. Occhio, perché se guadagna la chiocciola come ha fatto sempre potrebbe essere tiro sotto, DRS. Eccolo, guarda, è passato a 1-0. Occhio, è sotto il secondo. Adesso l'ha preso. Non ha il DRS perché ha l'action point dell'arriero, ma restando così, ma ha sbagliato tantissimo. Ho la sensazione che comunque Niki non abbia usato per niente batteria, perché la differenza è stata troppo abissale. Cioè, da un secondo e uno a 7 decimi senza toccare. Il DRS è un po' troppo. E potrebbe essere anche stato un errore, perché adesso Dino, se gliela fa, potrebbe addirittura risparmiare l'ERS tutto questo giro. Cosa che Niki difficilmente lo può fare. Meno preciso all'anteriore, mi sembra, Niki, comunque. Errore del pilota Lens. Eccolo qua, di nuovo. Toccato il cordolo, partito via. Clamoroso, mamma mia. Ah, sì, è un po' la pressione. Un grosso disco, anche perché lì poi la velocità è talmente elevata che un attimo che magari se non riesce a recuperare il pendolo... No, andate le gomme. Secondo me adesso la temperatura era bella che è andata. Sì. E dietro arriva Tukumik. Scusami, Top in Kestrel. Da solo al comando. Sì, può gestire l'ultimo giro. Vediamo se arriva anche l'attacco da parte di Top in Kestrel. Con le posteriori adesso di Niki un po' andate, potrebbe... guarda come scuola. È bastato un sovrasterzo per mandare a cuocere completamente le gomme. Magari vivevano già di un equilibrio sottile prima. Sì. Mentre Gil ha fatto un altro errore dietro Luca. Anche Naspaz. Tanti errori. La gomma usata comunque si sente sul 50, fa una gran differenza anche a livello di approccio di guida. Sì. E... certamente colpiti in modo molto positivo da Oriotux. Tredirno, attenzione, sì. Ancora battaglia fra Kaiser Massi e Tukumik, altri 3 secondi intanto per Giuliano. Una gara che si va a delineare, dove comunque si è visto anche molto del passo, perché tanti sono rimasti da soli, quindi delle idee un po' ce le siamo fatte. Diventa interessante questa pre-season, soprattutto nella 50, perché secondo me comunque il risultato non è per niente scontato. No, decisamente non scontato. Dino Dux ha fatto valere davvero, ha fatto vedere un ottimo passo. Niki, vabbè, si è confermato al netto dell'errore, insomma, su quello si può lavorare. Topping è lì, Kaiser e Tukumik sono rimandati, ma giusto nella valutazione del se potranno stare poi al passo dei migliori. Odinotux chiude splendidamente davanti a Niki 312T e a Topping Kestrel. Arrivano staccati molto più lontani in coppia Kaiser Massi e Tukumik, con quest'ultimo che va a provare l'attacco nei confronti di Kaiser Massi in fondo al rettifilo. Ma rimarranno così con le posizioni? Restano così, tanto Tukumik aveva comunque 3 secondi di penalità, diciamo, al netto sarebbe cambiato molto poco. Arriverà da solo Tartaruga, dietro c'è la sagoma della Red Bull di Naspaz, doppiata poi in fondo la Mercedes di Fara molto... In generale, ecco, la seconda metà dello schieramento molto più fallosa. Naspaz in grande difficoltà, un paio di errori di Gil, qualcuno anche di Tex, di Fara. Insomma, c'è da lavorare da questo punto di vista. Magari con un po' più di allenamento si limeranno anche questi dettagli. Sì, soprattutto è un gioco nella quale
ti permette di stare vicino, però secondo me anche l'allenamento di star da solo non sarà così sbagliato, perché strategie come abbiamo visto oggi, Luca, potrebbero verificarsi in gara, e comunque dei gap che si possono dilatare o richiudersi tra piloti che devono fare passo da solo ci sarà. Quindi la sensazione è che comunque sì, allenarsi per stare attaccato agli altri, ok, nella logica di questo gioco, però anche avere un allenamento nella quale devi confermarti di avere un passo gara veloce anche da solo potrebbe essere fondamentale, in vista soprattutto di situazioni di questo genere, dove abbiamo visto piloti che comunque con strategie diverse si sono ritrovati da soli a dover dettare il ritmo. Quando abbiamo visto Dino fare 36 basso continuo, avevamo capito che comunque era un passo veramente fenomenale anche da solo, quindi comunque il ritmo ce l'aveva. E quindi, come detto, vabbè, un podio ovviamente simbolico di quella che è questa gara, ma andiamo verso la stagione con una Sport League che forse sta mettendo in piedi i pilastri per uno spettacolo molto interessante, con Niki, con Odinotux. Non abbiamo visto alcuni piloti, oggi è mancato Alex Pilotino, purtroppo assente per influenza, è mancato Vittorio Parisi, che è un altro pilota che valuteremo. Insomma, ci sono diversi piloti che saremo molto curiosi di vedere e di valutare in vista dell'inizio di questa stagione, mentre questa è la classifica finale della gara, con Odinotux che in un primo 33 secondi 406 millesimi si prende anche il giro veloce di una gara che stava per spaccare al millesimo i 45 minuti netti. Guarda, 44 sì, minuti 59 secondi, 900, poteva alzare di un 1% il gas, giusto per regalarci l'ebbrezza di questa cifra tonda. Detto questo, Jacopo, noi ci lasciamo qui e ovviamente non andiamo a Nanna prima di avervi dato l'appuntamento a domani, perché sempre qui in Cina domani tocca alla categoria 100% per chiudere questa seconda settimana di pre-season e poi ancora una gara prima di andare in quella che sarà la stagione 2024-2025 di Formula Italian Team. Jacopo, io ti ringrazio. Grazie a te Luca e grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Grazie a tutti voi, grazie alla chat, appuntamento domani sempre qui sul canale di Formula Italian Team a partire dalle 21:30. Da me Luca Flaminio, buonanotte, a domani!